Zaza Merito, Bembo Milonier, Cardillo Di Piammaio, assente all'estero, Fede Vincenzo, Stasini Cardelli Domenico, Roberto Mario, sì. Stefanelli Gerardo, sì. Nunzio Immacolato, Chiarese Raffaele, Capitoni Maurizio, presente. Tommaso Giuseppe, presente. Russo Giuseppe, presente. Ok. Ma vengono rispettati i tempi previsti dal regolamento, sempre garantendo, diciamo, tutti i tecnica e di intervento, cerchiamo di sostenere gli interventi di quelli che sono i tempi previsti dal regolamento. Questa è una preghiera che faccio a tutti. Poi volevo chiedere un'inversione del punto, cioè di portarlo affinché anche i nuovi consiglieri di questo programma possano, diciamo, sentire quelle che sono le comunicazioni nel pieno della imperfetta questo, e quindi lo dobbiamo verificare. Chiedo scusa. Chiediamo le persone, va bene. Ok, allora il punto passa a 3, passiamo al punto numero 2 che diventa il primo. Surroga dei consiglieri cessati dalla carica. Sì, 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 è stata alzata prima. Punto della salta. Richiamato il contratto numero 7 del 6-6-2012, nel quale è riportata la convenzione del sindaco circa la nomina della giunta comunale e dalla quale risulta che seguenti consiglieri comunali, Giancarlo Concino e Fabio Santarelli, sono stati nominati assessori, che le predette nomine sono state accettate in data 6-6-2012, con termine in data 14-6-2012, con la lente numero 24-394, per il consigliere Bonacicco e il protocollo del lente numero 24-398 per il consigliere Santarelli. Giusti le crediti del sindaco, atteso che il comando dell'articolo del tumore sancisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale, stabilendo del suo posto sufficiente in caso di registrazione economica. Visto il verbale dell'ufficio centrale elettorale in data 22-5-2012, da quello soltanto, prima di Moretti, lista numero 12, Paolo Graziano sindaco, è il consigliere corrente Filippo, nato in 1-5-12-1979, via del Castelforte numero 27, rincluso, che subentra al consigliere compatibile Gianfranco Colacinco. Primo dei non eletti, lista numero 11, lista Galasso, è il consigliere Conte Elena, nata in turno all'8-05-53, via il numero 475, presidente del turno, che subentra al consigliere compatibile Fabio Santarelli. Stesso atto che nessun consigliere comunale ha richiesto di compatibilità delle città a caso dei consiglieri subentrati. Qualche consigliere che ha... No, c'è stato un pazzo. Neanche non sono pazzo. No, dico qualcosa da sollevare di compatibilità con le differenze che i consiglieri possiamo scegliere. Va bene. Ok. All'unanimità. Allora,
Sì, ma stavolta chiudiamo le tasche. È arrivata questa volta. Entra anche il messaggio. Tutte le indicazioni dei
urbanistica per arrivare e arredo urbano. Altre idee saranno date ai consiglieri e agli esponenti della società civile da cercare di partecipare il più ampio numero possibile nella vita e nella gestione dell'amministrazione pubblica. Volevo altresì dire, siccome l'altra volta ho letto una dichiarazione dell'amico Chianese sulla questione dell'ospedale, veramente voglio anche così chiarire quello che è successo, perché non voglio assolutamente escludere nessuno da discorsi, soprattutto per un argomento così delicato e così sentito dalla popolazione. È successo solo questo, professore di prima. Io come collega al consiglio provinciale, il dottor Carmine Cosentino, mio carissimo amico e mio consigliere comunale, dopo provinciale, e lo avevo pregato, così appena eletto sindaco, di venire qui al futuro per cercare di capire anche perché volevo per me stesso, perché l'altro sicuramente conosco meglio di me tutto quello che è successo nel corso di questi anni, che io diciamo non sono stato consigliere, ma quindi lui è venuto, avevo anche prenotato i sindaci, se non che cari, non detto, guarda, io mi trovo nella situazione di non essere io sconsigli, per cui ti prego di evitare che questa cosa abbia, come dire, quella dimensione da incontro, come dire, finito che può fare solo sconsiglio. È stato solo per questo, per cui io ho utilizzato, tanto è vero, non fatto nessuna dichiarazione, poi sulla stampa uscivano qualcosa, ma non sono stato io a fare nessuna dichiarazione, per rispetto soprattutto all'amico Davide. E quindi non ho assolutamente nessuna intenzione né pretesa di portare avanti i problemi della sanità da solo, sarebbe un altro problema della nostra testa. Insieme a voi, insieme, ho sentito l'altro giorno anche il sindaco di Spinto, ho sentito Patrizia Gaetano, sentiamo anche di Siena, perché insieme e organizzeremo insieme a voi un incontro con il direttore generale, e a quello io non ho assolutamente, anzi voglio che tutti quanti siano presenti per cercare di portare avanti il discorso dell'ospedale. Ho chiarito, ma ho chiarito in questa situazione, cioè mi è stato chiarito che era la preoccupazione immediata da parte degli operatori, che sembra che l'ARS prendesse possesso il giorno dopo di qualche cosa, questo non è vero, perché deve essere fatta tutta la procedura che ancora non è stata iniziata. Abbiamo verificato che con il decreto tanto, a questo punto, i primi interventi di cui si parla, già è stato dopo, quindi in effetti bisogna lavorare per questo. Ci sono da parte delle proposte, adesso lo verificheremo insieme a noi, se ci interessa per una diagnostica di base, per vedere che cosa è possibile fare, ma questo sono solamente delle notizie che io ho acquisito e che sicuramente insieme a voi proporremo al direttore generale e verificheremo se non insieme agli altri politici sindaci quello che è possibile fare per tenere il nostro presidio ospedalino, che poi tra l'altro se sulla carta loro hanno, come dire, cancellato, ma a livello di prestazioni il nostro ospedale dà circa 20.000 prestazioni oltre il corso, cioè oltre 20.000, quindi ecco, loro stessi in effetti sanno quello che si fa a Milano. Abbiamo anche verificato, è stato preludio perché lo stesso Cosentino nel momento in cui veniva da Latina, io l'ho chiamato, ha detto sono rimasti un po' tirato forte, ho detto stiamo ancora a maggio, figuriamo a giugno, figuriamoci quello che può succedere a luglio e ad agosto, questo anche perché anche lì sono molte volte stanno lontani, si possono rendere conto dei problemi. E tutto questo in effetti è stato, per cui non è stato assolutamente, io avevo detto un consiglio che volevo coinvolgere i gruppi di minoranza, questa è mia intenzione, ma se non l'ho fatto è stato solo per un rispetto all'amico che si è messo a disposizione. Dice, no, non per giustificare, voglio dire all'amico Raffaele, perché a me anche per tutto per stati presenti a voi, siccome avete un futuro tecnico, quindi tempo. Anche perché volevo sapere, per esempio, l'assessore appena uscito, questa storia dell'Arsi dei Lombi. Sono proprio, non c'è che vado in lungo non c'è più troppo, non c'è più l'altro, il diciamo, presente, per dire, per giustificare. Onestamente devo dire, secondo me, a parlare io,
quello che vado dicendo, una cosa è la, quindi, la relazione politica, una cosa è la relazione personale, e politicamente chiaramente siamo su banche opposte, ma questo non significa che tutto ciò che riguarda l'interesse comune ci deve essere una collaborazione, e mi appellavo esattamente alle parole tue stesse che oggi giustamente hai riferito. Io lascerò subito il numero di telefono in segreteria a Nicola, che il problema è uno solo. Già che Aristide, il comunicato del sindaco, sa bene, il presidente, sa bene, già due anni fa, il 15 giugno 2002, il senatore del Medico, abbiamo fatto, andiamo a 4 e a 8 per evitare questo. Ma non in polemica con la regione, non in polemica, proprio perché basandoci sul fatto che determinate indicazioni, determinate decisioni erano state prese sul, tra l'altro, sia sul numero di prestazioni, e quindi il numero di prestazioni per mantenere un pronto soccorso, se è un po' piccolo e normale, doveva superare i 25.000, noi abbiamo 21.000, siamo là, sia sul tempo di percorrenza, perché da 3 a 5. Grazie.
chiesto la parola? Sì. No, se non lo fai parlare a me. Sì, ma io prima che parla a me voglio dire una cosa, però. Sì. Io penso che sia più importante approvare è possibile una mozione per il tribunale e se le due cose si riuniscono mandare e utilizzare tutti gli sforzi dell'amministrazione per mantenere il tribunale di Genova, su cui c'è stata una richiesta e un impegno specifico dell'ordine degli avvocati, vorrei citare la persona del suo presidente e del consiglio direttivo, e mentre per il giudice di pace questo non è più così, c'è stato qualche avvocato che giustamente ha rilevato la necessità, ci mancherebbe un servizio che perde questo territorio per i cittadini, però se fosse le due cose si eludono, io indirizzerei tutti i nostri sforzi per il mantenimento del Tribunale di Gaeta, che è una struttura più importante e che riguarda la sicurezza del territorio più esteso, tutto qua. Io penso che giuridicamente però le due cose siano diverse e poi se ne fanno, come è stato anche così illustrato questa cosa, vedo che tecnicamente sono anche meglio io vicino a un che vale di noi con il Tribunale possiamo fare poco, se non soltanto che ci mettiamo contatto, perché invece per ci mai ci possiamo fare perché è nostra cosa, però vediamo anche poi. Condivido in parte le preoccupazioni del consigliere Stefanetta. Dico in parte perché la legge che disciplina il diritto degli uffici giudiziari, la numero 148 del 2011, prevede una sigla che il collega Fariconi potrà prevede una serie di criteri da seguire per conseguire il riordino degli uffici periferici, degli uffici giudiziari e periferici, e ne indica 5, di cui solo però 4 sono pertinenti a tutti gli uffici giudiziari, mentre un quinto riguarda soltanto le aree cosiddette metropolitane. Questi criteri sono riconducibili al numero degli abitanti, all'estensione del territorio, al carico di lavoro anche tenendo presente le sovrintendenze e la situazione infrastrutturale e i pericoli anche di infiltrazione della criminalità del tessuto sociale e urbano. Tenendo presente questi criteri, abbiamo verificato che anche nel corso della giornata di venerdì scorso, cui ho partecipato invece del sindaco, è emerso, ma sono dati ufficiali, che il tribunale di Gaeta sarebbe esente dal rischio di chiusura, perché è ben al di sopra di tutti gli indici che la legge delega indica a fine di ottenere il riordino di questi uffici giudiziari posti in periferia. Quindi, superato l'allarme iniziale, ovviamente tutti gli sforzi saranno concentrati per evitare la chiusura della sede di Gaeta, però parebbe più rischiosa che più sicura la chiusura di tutti invece gli uffici giudiziari, ad eccezione di quelli posti nella sede del circondario del tribunale, cioè soltanto fondamentalmente nei capoluoghi di provincia. Quindi, mentre la legge delega indica, non parla espressamente di chiusura delle sezioni distaccate, ma indica una serie di punti che bisogna seguire per ottenere il riordino, questo invece diversamente prevede già la chiusura di tutti gli uffici, ad eccezione di quelli posti nelle sedi del circondario. Quindi premessa ovviamente la evidente volontà di impedire la chiusura del tribunale di Gaeta, ma come ho detto in base agli elementi che sono scritti nella legge sarebbe esente da questo rischio, ben più concreto è quello della chiusura dell'ufficio giudice di pace di turno. Ora, senza soffermarmi sulla storia, sui
importanza di questo ufficio, che ovviamente ci sono stati scritti anche articoli, però mi sembra, visto la concretezza di questa misura, da assolutamente scongiurare per l'importanza sul territorio che riveste la sede, direi di canalizzare ogni sforzo possibile, che a questo proposito, ai sensi dell'articolo 58,2 del Regio del Consiglio, per provocare una manifestazione di interesse di tutto il Consiglio, perché dal momento non siamo in ragione, ma appunto a sostegno della permanenza sul territorio dell'ufficio di pace. E anche a costo di dire una cosa impopolare per gli amici di Giaretta, se proprio bisogna chiudere l'ufficio del giudice di pace, visto che a Giaretta sarà garantita la permanenza del tribunale, lasciamo in città l'ufficio di giudice di pace per il minuto in luogo di quello del giudice di pace di Giaretta. Se proprio bisogna chiuderne uno, proprio per evitare che dal nostro territorio fuoriesca anche questo ufficio importante, direi possiamo votare, pensi diverso articolo del Consiglio, una mozione su questo punto. Grazie. Non siamo quasi contrari con il lavoro del Tribunale. Quindi possiamo votare anche noi, se vuole proporre il consigliere. Esatto, sì, diciamo. Mi sembra di capire effettivamente le due cose, cioè la permanenza dell'ufficio di giudice di pace e il non trascinamento, cioè la permanenza che del tribunale di Chiesa, c'erano su due binari differenti, io non sono un tecnico così, però mi sembra di però mi è sembrato di capire dalle parole di Bellino che dovrebbe. C'è due entrate che funzionavano giustamente, quindi mentre stato insomma, prima del ministro quando gli vedesse la cosa non è sicuro. Allora, chiaramente mi pare come di capire che per mantenere l'ufficio del giudice di pace i comuni interessati si devono sopraccare l'onere non solo per la sede, come già fa adesso il comune di Lugano, ma anche come il nostro impegno all'ambito della terra Allora, io personalmente faccio la proposta, chiaramente è delegata al sindaco, ai consiglieri, agli assessori che lui vorrà mettersi d'accordo, parlare, di tassare il polso alle amministrazioni vicinori per vedere, per capire quando poi essi siano interessati a mantenere i giudici di pace di lui. Io credo, sono d'accordo con le parole di Gerardo Stefanelli, del consigliere Stefanelli, che in questo territorio non ci dobbiamo far togliere più nulla, perché quasi più nulla esiste. Quindi dobbiamo fare tutti gli sforzi, perché questo sta nelle nostre possibilità, di mantenere i giudici di pace di lui. Però proponevo anche, fa piacere che il sindaco in qualche modo abbia anticipato la cosa, di inserire nell'ordine del giorno, di fare un ordine del giorno a parte in cui il comune di Lugno, nella sua totalità, il consiglio comunale nella sua totalità, esprima forte anche nelle parole approvate la volontà che il tribunale di Chiesa non venga assolutamente spostato da dove sta, perché noi siamo zona di frontiera. E mentre il giudice di pace è qualcosa che appartiene in qualche modo a tutti ed è qualcosa di più quotidiano, estremamente importante, sarebbe seccante e doveroso andare a discutere di una multa alla fine, chiaramente, forse molto più contribuente, però non avere il tribunale a Caina sarebbe aprire una lita, secondo me, senza fare ideologia in nessun modo. Quindi io in questo momento stesso propongo l'approvazione l'ordine del giorno in cui il Consiglio Comunale esprima la volontà di mantenere a Lugno l'ufficio del giudice di pace con tutto ciò che ne consegue e forse soprattutto di mantenere a Caretta
visto l'indispensabilità e vista la informazione anche provincia del Tribunale di Lei. Io volevo chiedere che per il giudice di pace la legge istitutiva consente a noi di mantenere basta che c'è un solo. Solo quello. Mentre per il tribunale sento di capire che l'abbiamo aperta qui, poi ci stanno con me. Comunque, va bene, per tutti e due, per carità. Però per noi abbiamo trovato i soldi, basta. Ma una spesa solida, per cui noi dovremmo mettere ogni anno in bilancio una certa cifra, allora noi vogliamo sicuramente farci carico di quelle che sono le nostre responsabilità, ma dobbiamo corresponsabilizzare il fatto, perché ripeto, non c'è rimasto le cose, e che Dio se uno dice che deve cacciare 100 milioni, non mi dirò, non significa niente, ma mi verrà un po', che mi viene dall'anno, perché mi viene dall'anno sono pulire fuori la doccia qui. Allora dobbiamo così facciarci gli altri comuni, questo lo faremo e sicuramente gli altri quanti hanno su questo di responsabilità per mantenere questa struttura, però deve essere fatto più quanto deve essere sottocito, perché se ci saranno tre persone non ho idea di quali siano le donne precise, ma li quantificheremo, e non sono cose che tre persone tra un cancelliere, due non so che sono. Sono almeno per unità, sì, no, va bene, ma diciamo di carattere così sono dipendenti di serra della giustizia, che non sono solo così, forse sono stati precisi, però sono almeno tre, se non quattro unità, e tre quattro unità possono essere. Se in maniera aperta o meno, questa è una situazione
che affrontiamo già con il commissario di gestione del vizio, fortunatamente abbiamo superato l'era commissariale, però facevo una riunione tra il gruppo con il commissario, il quale se non sbaglio entro una certa data dell'estate della primavera, dell'estate scorsa, non mi ricordo, doveva dare un'indicazione su se sceglie di mantenere o meno il giudice di pace, e noi decidemmo all'unanimità di mantenere il giudice di pace, quindi già ci esprimemmo con delle forze politiche del partito commissariale, e ricordo che erano due cose totalmente diverse, e se ricordo bene c'era anche la possibilità, un anno o due, e qualora il comune non era pensato a sostenere le spese, dovrebbe successivamente la chiusura. Quindi a maggior ragione, se possiamo mantenere un po' la giustizia di turno, di dove i cittadini si possono rappresentare con anche giudici pace, con sbaglio di 6.000 euro, senza giungere alla latina o alla perita, e diventare un po' la giustizia anche dei comuni limitrofi, abbiamo di incontrarci magari tra i comuni per scegliere la soluzione e a confrontarci con le realtà comunali che devono essere d'accordo, anche se forte e spinto, se ricordo bene. Quindi questo è il ruolo. Grazie, domande, mi ha chiesto la parola, ma sì, appunto. La voce è abbastanza forte. Buonasera, volevo ovviamente essere d'accordo con quanto riguarda l'ufficio di pubblicità, cioè, perché insomma mi sembra che sia ancora una volta di dare il nostro territorio di strutture e servizi, e soprattutto tenendo conto che il professore, quindi il Castelforte, il Turno, Spigno, che potrebbero facilmente, secondo me, contribuire anche le spese. Tra l'altro mi sembra che il comune di Chino deve rinunciare all'affitto, perché l'affitto viene pagato al comune, se non sbaglio, nella struttura, quindi il comune sarebbe una rinuncia a un ritratto. Ma soprattutto credo che sia doveroso da parte dei sindaci di sensibilizzarsi per tenere questa struttura in piedi, considerando che dovrebbe arrivare già lei, la prima via, per cui sicuramente credo che dobbiamo batterci sia per prima che per l'altra cosa. Così sulle deleghe, volevo intanto capire perché il sindaco della Ricorsa avrei potuto scrivere a un certo tempo che forse mi è sfuggito qualcosa, ma posso dire che c'è visto, un sbaglio? Non c'è. Non c'è. Cioè, vorrei dire
per carità, il sindaco ha piena competenza e esperienza, però sinceramente, siccome mi piace pensare che si devono partire dalle risorse che uno ha, alle quali c'è da ricorrere nel momento in cui si vuole questo, mi sarei aspettato per esempio una concertazione più forte sulla voce del turismo, perché credo che da lì debba partire il bilancio del territorio. Però se lei dice che lo farà lei, noi abbiamo fiducia, lei lo sa che assumiamo, per carità. Per quanto riguarda la cultura, la scuola, io non so, mi pare che il capito sia lontano, terza età, non fa più tanto a scrivere, scusi, poi i giornali non credo che tutti i giorni, quindi sanità, terza età, scusi, poi ci sono il credito scuola, un'istruzione, culturale, no? Tutti insieme, no, è una considerazione mia, cioè vorrei dire, no, a parte l'ironia, cioè credo che da più parti si dica che ci dice ormai, insomma, che ormai è tutto, che la cultura deve essere il volante del nostro territorio nazionale, del nostro paese, eccetera. Per quanto riguarda l'esperienza, posso dire che il delegato, questo comune finora ha avuto poca voce e poco ascolto. Mi fa piacere se il sindaco Graziano darà ascolto ai delegati e li fa sentire forti della loro competenza, della loro voce partecipare. Secondo me basterebbe aprire quella tenda per vedere, anzi io come cittadini ad aprire quella tenda, non vorrei passare come la consigliera comunale dell'archivio storico, però l'archivio storico per me non è soltanto un insieme di tante o qualcosa che non va valorizzato perché all'epoca ci diceva che l'archivio non fa pochi, ma se lei insomma andasse ad aprire quella tenda vorrebbe fare più pubblico, vedrebbe come la dignità, il passato di questo paese, stato, che non corre, un'infallibilità, un ambiente che non si apre, non lo so, per non vedere poi l'altra parte, cioè non so se lei ha fatto il giro del comune, qualcosa di decente, c'è una delibera a proposito, approvata nel mese di marzo 2012, la quale non sarà da consente. Quindi il mio invito ad annullarla, a fare una nuova, ma a prendere in considerazione questo, questo diciamo, questo lato. Cioè questa struttura del nostro paese non è soltanto la struttura fisica, organizzativa, eccetera, ma è sicuramente un raggio di azione più ampio, credo. Cioè, credo, lei ha parlato di turismo anche scolastico. E dove li portiamo questi ragazzi? Cioè, dove avremo turismo sociale, turismo culturale? Sono le nostre radici. Cioè, io ho nascosto da qualche parte, perché non fosse preda di persone che passano, scusa Alberto, sto parlando, tanto per preda di furti, perché risulta che qui da questo archivio sono stati sottratti anche dei manoscritti, e io da qualche parte ho inserito per preservare, insomma, per poco rimasto di prezzo. Sappiamo bene che tutto è fermo al 2000, per cui ci sono 12 anni di progresso per quanto riguarda l'archivio storico, e la legge che lo impone, che parla dello storico, dell'archivio corrente, dell'archivio neurotico. D'altra parte è un giro più difficile al fatto, quindi sicuramente si è reso conto di come lavorino gli impiegati e i funzionari del suo comune, cioè fascicoli da tutto, spazi, poi dice come si perde, si perde con fascicoli, perché è facile, uno di noi, una persona qualunque, può entrare, sottrarre, può farsi entrare un fascicolo, non trovarlo più. Cioè io non credo perché, io non capisco perché il nostro comune non debba avere un archivio storico degno di questo nome. Abbiamo passato da qui, a Formia, io sono stata personalmente visitata per prendere un po' spunto e per capire come altre realtà sono stanno da noi, insomma, si sa che organizzare meglio. Addirittura il luogo di incontro di confini, anche il turismo congressuale potrebbe essere una fonte, una voce, dire, di entrate nel nostro paese, una biblioteca, questi sono discorsi che poi faremo, svilupperemo, si dovrà sviluppare. E questo voglio dire che è il rispetto, è il senso dell'appartenenza che noi dobbiamo diffondere e sviluppare anche nelle scuole. Mi risulta che la prima storia di Corbi fa progetti nelle scuole, non capisco che questo da noi dovrebbe avvenire. Addirittura ci sta anche stando.
stato lame dei gatti, non credo bene come questa storia dei topi, dei gatti e tutto il resto. E più volte anche il commissario, sottolineiamo la parente, sotto il commissario, perché abbiamo già detto, è stato parere fortemente negativo. Poi su tutto questo vorrei pregare il sindaco, e questo è il futuro, insomma, ovviamente lo farò, perché andrò a prendere le libere, non ho mandato documentati, di non fare più apparire le voci, insomma, urgenza, per continuità, dignità che non continuiamo in comune, oppure dalla popolazione delle foglie sul resto. Cioè, questo lo dico, volendo rilanciare anche altri discorsi, anche il discorso per esempio del taglio sulle spese. Verifico un po' la situazione del fotocamerici in questo comune, mi risulta che si parli con le noti non indifferenti, e credo che secondo la regionetta a Pellicci dovrebbe essere un taglio doveroso. La inviterei ancora, capisco che il tempo è poco, dedicherei un'attenzione alla pulizia delle strade, le novità ci sono le savane, non parliamo della strada, a Quarantino non interviene da 10 giorni, non parliamo, cioè vorrei dire, facciamo interventi radicali, anche per quanto riguarda, qui quando piove non si riesce a venire a Sebastiani, non parliamo di capricci di memoria del parcheggio. Capisco forse il contatto del senso unico, adesso si fa chiesa della sinistra, quindi se lo spiegiamo soltanto a destra, la strada dell'ospedale. Si faccia la passeggiata al ballo, in certi punti non c'è visibilità, cioè vorrei dire uguaglianza, fare opportunità, lo sia per tutte le strade, il centro, la periferia, gli strumentari e tutto il resto. Poi in effetti è bello che sia un'intrisi, ma c'è una critica che si può applicare anche nelle piccole cose, che non costano niente. Nelle strade c'è un portalone che io personalmente ho portato a sistemare giù a scavoli dalla sacca perché era impresentabile. Mi fa piacere che lo dico, perché il nostro comune sarebbe stato arrivato a questo. E devo dire che tra le istituzioni di Marcelle, non indifferenti, ma orari, per i quali chiedevo che ne ho chiarezza anche per la gestione del commissario, i soldi non c'erano, però c'erano soldi per altre cose. E quindi è probabilmente rifarmi un po', se un invito a poterlo considerare, istituire nel nostro comune magari un ufficio legale. Io ho tutto archiviato nel comune della mia casa, casa mia, solo di spese legali sostiene il suo comune, è qualcosa di indescrivibile. Quindi ci dovremmo anche attivare per questo, con l'occasione per dire queste cose, anche per quanto riguarda gli uffici comunali, mi risulta stamattina non è lì, perché ho tutta la giornata all'ufficio del comune, non ha risposto nessuno, e di fare chiarezza anche con il destino di questo territorio. Riguardo gli studenti speciali, questo mi è venuto stamattina da una necessità di un commerciante del posto che non aveva chiarezza, doveva essere qui a Fogna e tutto quello. Cerchiamo pure di alzare un po' il livello del, diciamo, ci attrezzeremo con calma. Sì, sicuramente con calma, no? Culturalmente ci sono piccole cose. Sì, ci sono piccole cose. Ci sono piccole cose. Piccole cose. Abbiamo parlato di piccole cose, di strisce rosa, di cose. Sono bene o male impressionate da quello che trovano e quindi si comportano di conseguenza. Quindi, per esempio, io sono contenta di aver cominciato stamattina, perché io ho visto i commercianti hanno chiuso la cinese, hanno pulito anche oggi, vedo che puliscono i mercati che ci hanno scavi, qualcuno mi si infesta pure. Dico, però diamo anche qualcosa ai commercianti. Diamo loro anche la possibilità di adottare delle buone, in cambio diamo qualcosa, cioè facciamo qualcosa, perché, e concludo, la mia voglia di partecipare è partita proprio da questo, dall'inerzia in cui il nostro comune sopravviveva, viveva, sopravviveva, come volete. E allora voglio dire, diamo anche la possibilità.
possibilità di un paese migliore. E questo è lo spirito. Io mi voglio ancora definire consigliere di minoranza e non consigliere di opposizione, perché ci avrebbe dovuto collaborare, non nell'ascolto, ma nel votare se sarà necessario a favore di provvedimenti che il sindaco dovrà presentare alla giunta. Non c'è preclusione da parte mia, però facciamo qualcosa, abbiamo 20 anni. Grazie. Grazie, adesso la parola al consigliere. Sì, io come ho fatto dire che stavo benissimo aspettando la tua invitazione per presentare, però insomma mica mi voglio lasciare ufficiale perché non penso che questo sia il consesso tale da invitarsi a tutti, non penso proprio. No. Ma assolutamente la carriera, ma la veloce, se la veloce non la capire, la carriera, se la veloce la capito. Ma in ogni caso finissimamente per ricordare la questione degli organi di giustizia, ovviamente il fatto che abbia affidato a collega Fino un po' far piacere, non sono presente delle città con molta comunità, ma tenendo, voglio dire, separato le professioni per i motivi che ha detto lui e su quale ovviamente le proprio convivere, voglio soltanto dire che le reti comuni che riuscire a coinvolgere perché lo facciamo facile una cucina e poi sono la stessa di genere, insomma c'è un soldo di fior di soldi. E i comuni che vogliono essere in moto per partecipare, sempre che insomma la spesa va compresa, fatti fare gli impegni di spesa in consiglio comunale, in bilancio, e così siamo più garantiti qua. Per quanto riguarda il tribunale, le voci che giungono, Mino, purtroppo non sono rassicuranti, per rassicuranti con quelli che dici tu, non sono rassicuranti, vengono le voci del ciclo del tribunale, un po' non considero dal punto di vista tecnico. Ieri c'è stato un attimo da Latina proprio una questione delle sedi staccate di Gaeta e della Cina, anche lì insomma l'allarme è cresciuto, però io non lo dico per esperienza, ma anche l'esperienza di altri tribunali, non è che ci possiamo limitare se effettivamente dobbiamo difendere, non la questione di giudice, ma c'è la questione soltanto economica, ma per il tribunale di Gaeta è una questione diciamo più politica che istituzionale e economica. Non penso che noi assolviamo il nostro compito istituzionale votando questa mozione che voi volete votare. Se la vogliamo votare dobbiamo pure, però vi dico che intanto gli amici del Tribunale di Avezzano sono riusciti ad avere una prova proprio insomma andando combattandosi con la pubblicità e andando al Ministero sono stati ricevuti e hanno ottenuto una certa risposta. Io penso che noi non so, mi sembra che abbiamo un riferimento istituzionale parlamentare, qui solo le voce, lo coinvolgiamo perché potrebbe essere il primo step, ma poi secondo me qualche cosa di più impegnativo come consiglio comunale secondo me bisogna fare. Per quanto riguarda le comunicazioni del sindaco, al di là del turismo che sicuramente sei persona competente, esperta, che magari un contributo lo puoi dare di più rispetto agli altri, inoltre in questo argomento come dire, è sentito nel nostro territorio perché insomma il turismo è una voce molto, una voce economica che dà la possibilità di guadagnare diverse persone. Sotto questo aspetto qui del turismo penso che pure io seguirò attentamente questa questione perché sono interessato. Ma quello che volevo fare auguri all'assessore ovviamente per il buon lavoro, specialmente su delle terre, specialmente alcune molto impegnative. Ma l'osservazione che mi viene spontanea dal punto di vista politico è questa dei servizi sociali, è stata data a Gianfranco Comacicco, però ci sono altri due assessori, Galasso e Puccia, che pure si, voglio dire, si occupano di argomenti che rientrano nei servizi sociali. Questo spacchettamento, come penso che dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di competenze, non penso che possa mettere a, come dire, nel modo migliore della parte amministrativa di raggiungere gli obiettivi che voi vi siete prefissati. Ma scusa, se tu parli la politica della terza età, assistenza domiciliare, molto domiciliare, che sono tutti questi distruciali, che cosa sono? Io non ho consultato in generale dal punto di vista politico. Poi, questa è la logica. Ma in ogni caso,
Mauri, guarda sul microfono. Sì, sì, posso intervenire. Io rispetto al tuo pensiero, non consiglio con tutto. Ma Paolo, quello che mi sarei aspettato da parte tua oggi per quanto riguarda le condizioni, perché non penso che la macchina amministrativa si possa, come dire, ritenere completa dal punto di vista dell'organizzazione di Stato conosciuta. Mi sarei aspettato una comunicazione dei responsabili dei servizi, chi è individuato, perché non so se sono stati individuati, se sono stati nominati, anche perché sono stati scaduti e quindi senza la nostra impresa. Sarebbe erogati fino a 36/2012, quei parati di giorni, non lo le fotografie qua. Sì, c'avevo problemi di grazia, se c'avevo il grazia non mi preoccupare di qualche soddisfazione. Allora una volta non ho fatto qua, io non sapevo che non lo sapevo. Come i pazzi che sono stati preoccupati. Ma se non sono preoccupato? No, queste cose. No, perché io ci credevo con i municipi, come io credevo con quello che dicevo io. Avendo una prorogata, tutti i responsabili di servizio, secondo me, è perso l'occasione anche per una divisione totale, delle situazioni. Se lascia via la mano, sono sempre del sito,
dicevamo all'inizio, il discorso dei servizi sociali, uno smarchettamento che sicuramente renderà poi, insomma, non certo agevole più il lavoro della commissione, perché la commissione avrà di tre assessori per lo sguardo completo sulle politiche sociali. E voglio dire una cosa, però attenzione alle questioni relative alle incompatibilità o alle inopportunità di dare e di assegnare alcune materie a persone che o per professione o per attività imprenditoriale comunque potrebbero ricadere in delle situazioni, insomma, non molto simpatiche. Questo, per carità, non sto lanciando accuse, sto però lanciando un monito, attenzione, perché non vorrei che domani ci troviamo di fronte a persone che si occupano di questioni che riguardano familiari o affini o congiunti, e quindi possono inficiare anche la libertà e la necessaria serenità che devono guidare certe decisioni. Non voglio fare questioni legate alle persone, insomma, agli assessori, però penso che ce ne siano diverse, con diverse situazioni. Su quello mi aspetto un'attenzione particolare, sia da parte del sindaco sia degli assessori in carica, nel evitare delle situazioni poco chiare. Non dico nulla di scandaloso, se ricordo che qualche anno fa c'era qualche consigliere comunale che aveva un paese che prendevano lavori per il comune e che addirittura si metteva lui a lavorare sui cantieri affidati dal comune. Insomma, penso che dopo tutto questo cambiamento che c'è stato con queste elezioni, queste situazioni andrebbero evitate. Su questo vi chiedo di fare la massima attenzione, perché poi il confine fra le opportunità, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, attenzione. Poi l'invito è quello di far lavorare immediatamente le commissioni, perché così possiamo, come dicevo nel consigliere Romano, affrontare, dare il nostro contributo pure su alcune questioni. A me personalmente, già lo sai, il sindaco, sono impegnato per quanto riguarda le questioni ambientali, ci sarà un dato tecnico la prossima settimana, però se ci sono le commissioni si ha la possibilità di trasferire queste informazioni ai consiglieri, non fare la propaganda all'interno della città, per assicurare ai cittadini il fatto che comunque ci occupiamo attivamente dei problemi. Grazie. Per difesa estrema delle istituzioni presenti sul territorio, sempre con massimo impegno, siamo chiamati in condizione comunale a un paese, chiaramente nella nostra specie sarà ovviamente concorde. E per quanto riguarda la giunta, io vi riservo ovviamente di osservare che sarà operato di lato degli ambiti che vengono assegnati, sarò censire, ci sarà bisogno ovviamente se operato in questa specie di modo. Le tradizioni di questo paese, malgrado il mio bassissimo livello culturale,
cercherò di fare di tutto e di coinvolgere quanti più di voi vorranno collaborare. Grazie. Altri interventi? Due ultimi